Ciao a tutti e ben ritrovati su Momis. Oggi nuovissimo progetto, andremo a realizzare insieme questa semplicissima borsa, un progetto davvero veloce e adatto soprattutto alle meno esperte. Questo è uno di quei progetti che fa parte della rubrica Only Crochet, quindi tutto quello che ci occorre sarà un uncinetto e il filato scelto. Quindi detto questo, io vi mostrerei velocemente ciò che ho utilizzato, possiamo partire subito col tutorial di oggi. Intanto abbiamo le prime 23 catenelle. Che equivalgono a 30 cm. Nell'ultima catenella andiamo a mettere un marcapunti. Adesso andiamo a lavorare 50 catenelle. 1, 2, 3, 4. Cinquantesima catenella. Queste ultime 50 catenelle equivalgono a 60 cm. Adesso aggiungiamo una catenella perché ci serve per girare il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella sottostante per un totale di 50 maglie basse nella prima parte della catenella e 23 maglie basse nella seconda parte. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa in ciascuna maglia bassa sottostante in costa dietro, quindi prendiamo solo la solina più esterna. Ventitreesima maglia bassa, quindi togliamo per un attimo il marcapunti, facciamo la maglia bassa, rimettiamo il marcapunti. Il marcapunti è comodo perché così non andremo a contare maglia per maglia in ciascun giro. Quindi continuiamo a maglia bassa fino a terminare tutta la seconda parte. Ultima maglia bassa della seconda riga. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e da questo momento in poi andremo a lavorare le prime 23 maglie basse. Il marcapunti si trovava all'altra estremità, ma secondo i miei calcoli inverto la lavorazione. Quindi faccio le prime 23 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 23esima maglia bassa. Ok, il marcapunti lo mettiamo in questa maglia. A questo punto procediamo sempre a maglia bassa e poi vediamo insieme come continuare. Ultima maglia bassa, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella,
una maglia bassa in ciascuna maglia bassa sottostante in costa dietro. Quindi continuiamo così, dobbiamo lavorare in totale 50 maglie basse. Finché non arriviamo alla maglia prima del marcapunti, quindi alla cinquantesima. Cinquantesima maglia bassa, quindi ultima maglia bassa, e andiamo a lavorare. Qui c'è il marcapunti, ma adesso non ci servirà più. Le nostre 23 maglie basse le possiamo lasciare lì tranquille perché il nostro primo manico è terminato. A questo punto cosa facciamo? Andremo a lavorare semplicemente delle righe di andata e di ritorno in costa dietro a partire. Da qui fino alla fine della riga. Non appena terminiamo la riga, di nuovo catenella, una maglia bassa in ciascuna maglia bassa sottostante, finché non arriviamo in questo punto. E lavoreremo sempre 50 maglie basse per un certo numero di righe, che ovviamente io vi lascerò qui indicate insieme alla misura in centimetri in caso utilizzate un filato diverso dal mio. Perché, per esempio, se utilizzate un cordino, il numero di righe da lavorare sarà maggiore. Quindi catenella, una maglia bassa in ciascuna maglia bassa sottostante in costa dietro. Quindi raggiungiamo quelle righe o comunque quelle misure lì e poi vediamo insieme come continuare. Ok, questo qui sarà il risultato una volta terminate tutte le righe, o quantomeno una volta raggiunta l'altezza che vi ho indicato sullo schermo poco fa. Voglio riepilogare per un attimo il lavoro che ho fatto. Innanzitutto sono partita lavorando 73 catenelle che successivamente ho suddiviso in 50 catenelle, quindi 50 maglie basse per realizzare il corpo della borsa, e 23 catenelle per realizzare il primo manico che poi andrà cucito al corpo della borsa. Quindi ho lavorato 73 maglie basse per 3 giri, non considerando il primo giro di catenelle fatto, per un totale di 5 centimetri e mezzo. Fatti questi primi 3 giri, ho lavorato soltanto il corpo della borsa, quindi le 50 maglie basse del corpo borsa, e l'ho fatto per 5 righe, che corrispondono a 6 centimetri e mezzo nel mio caso. Poi ho fatto il cambio colore e ho iniziato a lavorare le maglie basse in costa dietro con il nero per 6 righe per un totale di 8 centimetri e mezzo. Terminate anche queste righe, ho iniziato nuovamente col colore primario, col bordeaux, e ho realizzato altre 5 righe che equivalgono a 6 centimetri e mezzo, quindi stessa lavorazione di prima. A questo punto mi ritrovo con l'uncinetto a sinistra, quindi questo cosa significa? Che io devo girare la mia lavorazione, fare la catenella e iniziare il giro a maglia bassa in costa dietro, lavorando 50 maglie basse, e poi devo continuare realizzando a sinistra 23 catenelle che andranno a formare il secondo manico. Andrò a realizzare il secondo manico sullo stesso lato del primo manico. Quindi questo che cosa significa? Che se utilizzate un filato diverso dal mio, per esempio utilizzate il cordino, un filato molto più sottile rispetto alla fettuccia, andrete a lavorare più giri per raggiungere le dimensioni che vi ho indicato. Per cui probabilmente potrebbe capitare che anziché andare a lavorare le 23 catenelle a partire da sinistra, potreste andarle a lavorare a destra. Quindi da questa parte. E quando andrete a cucire la borsa, cosa succederà? La piego un attimino per farvi vedere che un manico lo cucirete in questo modo. L'altro manico che si trova sull'altro lato opposto lo andrete a cucire sul lato opposto del corpo borsa.
Però questo non influisce sul risultato finale della borsa. È una piccola annotazione che sto facendo perché potrebbe capitarvi questa situazione. Detto tutto questo, possiamo ripartire con la lavorazione. La catenella l'ho già fatta. Vado a lavorarmi innanzitutto le prime 50 maglie basse in costa dietro. Ultima maglia bassa. A questo punto facciamo partire 23 catenelle che andranno a formare il secondo manico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ricordiamoci di aggiungere un'altra catenella perché ci serve per voltare il lavoro, quindi 24. A questo punto voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella sottostante a partire dalla seconda, dall'uncinetto. Io vi consiglio di lavorare come faccio io, ovvero sulla maglia interna, su questa costina. Il risultato sarà più pulito e più bello esteticamente. Quindi faccio la prima di 23 maglie basse. E 23esima maglia bassa. Ecco qua, abbiamo formato così il secondo manico. Ovviamente faremo il terzo giro proprio come all'inizio. Ci agganciamo alla prima maglia bassa del corpo borsa, quindi alla prima delle 50 realizzate, e andiamo a fare una maglia bassa in costa dietro. Quindi continuiamo la lavorazione semplicemente così. Ultima maglia bassa. Ok, voltiamo il lavoro di nuovo. Facciamo una catenella e di nuovo una maglia bassa in costa dietro per tutta la riga. Ultima maglia bassa delle 50. Continuiamo sul manico. Una maglia bassa in costa dietro. Ventitreesima. Quindi abbiamo terminato il secondo giro. A questo punto ci rimane da lavorare l'ultimo giro, il terzo. In questo modo avremo le stesse dimensioni dell'altro manico. Quindi voltiamo per l'ultima volta il lavoro. Mi è rimasta questa fettuccia, sta per finire. Mi auguro almeno di completare l'ultima riga. Poi per cucire sicuramente utilizzerò la fettuccia nera. Catenella e continuo, maglia bassa su maglia bassa in costa dietro. Ultima maglia bassa. Come notate, la fettuccia bordeaux mi ha abbandonato per le ultime 11 maglie basse, però non importa, succede. A questo punto cosa facciamo? Una catenella di sicurezza e tagliamo un bel po' di fettuccia. Questa ci servirà per andare a cucire il primo laterale e lo andremo a cucire sul rovescio. Metteremo la lavorazione dritto su dritto in questo modo. Questa è la parte retro della lavorazione. Una volta cuciti i due laterali, capovolgeremo la lavorazione così la cucitura rimarrà all'interno della borsa e all'esterno non si noterà.
Ecco qui, questo sarà il risultato, quindi continuiamo fino a terminare la riga, poi bloccheremo la fettuccia con un bel nodino, la andremo a nascondere tra le maglie e ripeteremo la stessa operazione sull'altro lato. Ok, una volta cuciti i due laterali, ho rovesciato la lavorazione, quindi l'ho riportata sul dritto. In questo modo le cuciture rimarranno all'interno, saranno invisibili. Dopodiché ho cucito off camera i due manici, da una parte e dall'altra. Quindi bisogna prendere semplicemente ago e filo e andare a cucire i due manici, il primo e il secondo. E questo qui sarà il risultato. A questo punto possiamo sistemare la nostra borsa e andarla in sostanza a chiudere. E come facciamo? Inseriamo un manico all'interno dell'altro, in questo modo. Ecco qua. E questo qui sarà il risultato finale, quindi la nostra borsa è pronta per essere indossata e portata ovviamente a mano. Io spero che anche questo progetto super facile e veloce vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un commento e con un like. Vi invito come sempre a seguirmi sui miei social, qui sul canale, iscrivendovi e attivando la campanellina, così sarete prontamente avvisate ogni qualvolta sarà online un nuovo video. Quindi detto questo, io vi ringrazio anche oggi per essere state in mia compagnia, vi do l'appuntamento come sempre al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!